Mamma, mamma, oggi è 26, c'è la festa del principe azzurro. Che scarpa mi metto? Ma aspettavo di più, ve la voglio ripetere. Mamma, e fino a qua è facile. Oggi è 26 e ci dovreste ancora stare. C'è la festa del principe azzurro, qui già parecchi di voi barcollano. L'umorismo si fa troppo raffinato. Che scarpe mi metto? Figlia mia, m'hai fatto una bella domanda. M'hai fatto una domanda intelligente. Io ti consiglierei un tipo di scarpa che te se perde con una certa facilità. Stiamo a parlare di Cenerentola, svegliatevi! Un tipo di scarpa che al primo passo di danza te se perde. La proposta giovane che c'ho per te è un tipo di scarpa così, ortopedico, per mantenere il piede bello dritto. Tu cazzi 36, cazzi 36 tu, cazzi 36, 36 cazzi. Basta invertire l'ordine dei fattori per farvi divertire di più. Rendetevi conto con che aspirazioni meschine siete usciti stasera da casa e fatevi una bella autocritica. Ti consiglierei comunque un tipo di scarpa esagerata 73-74 che te se scazza mentre stai a ballare, una cazzatura intrigante 86-87 che te se scazza al primo passo di danza resterai scazzata. È chiaro sto primo passaggio? Lo devo ripetere, è chiaro, no? E resterai scazzata. Mamma, mamma, e io che so più tarchiata, mamma, io che so più bassotta, che scarpa mi consigli a me che so più tarchiota? Eppure tu mi hai fatto una domanda intelligente, in quanto a fosforo non vi batte nessuno. Anche per te un tipo di scarpa che ti si perda con una certa eleganza. La proposta giovane che ho per te è un tipo di stivaletto così, col tacco, in modo che ti alzi un po', in modo che ti solleva pure un po'. Tu cazzi 37, cazzi 37 tu. Levati questa smorfia d'apatia dalla faccia che te lo faccio partire veramente, oh stivaletto. Cazzi 37, qui per farvi divertire a tutti avrei dovuto operare la famosa inversione di fattori, ma ne ve la voglio dare sta soddisfazione. Ti metti una cazzatura provocatoria, 95-96, e stai sicura che ti si scazza ancora prima di uscire da casa. Intanto, a casa del principe azzurro, il principe azzurro sta a preparare e apparecchia la tavola. Non me va per niente da apparecchiare. A me non mi hanno mai apparecchiato nessuno, adesso io mi metto a apparecchiare per gli altri. Mamma, mamma, ti volevo fare una confidenza, mamma, ti volevo fare una confidenza. Guarda come mi sono alzata, guarda come mi sono alzata. Mi sono messa le scarpe col tacchetto, guarda come mi sono alzata, guarda come mi sono alzata. Con quel poco di tacco, guarda come mi sono alzata, guarda. Mamma, mamma, il califugo me lo posso mettere, mamma? Me lo consigli un po' di califugo? Magari un po' in faccia. Se serve a dare la bastonata definitiva alla fisionomia, serve poco califugo, siamo già a buon punto comunque, eh? Andiamo, il principe azzurro ci sta aspettando con ansia. Non ti perdi adesso che sta entrando nel vivo, non ti perdere. Il principe azzurro ci aspetta con ansia. Io non sto aspettando proprio nessuno. Io la gente non la posso vedere, è la realtà. A me la gente mi fa star male, mi crea amarezza, risentimento. Mamma, mamma, ti volevo fare la seconda confidenza, mamma. Guarda come mi sono alzata, come mi sono alzata. Con quel poco di tacco, guarda come mi sono alzata. Ragazzi, siamo arrivate. Scatta il piano X. Cominciamoci a perdere le scarpe. Niente, non capisco niente, niente. Sembro uno spagnolo in mezzo agli indigeni. Niente, capisco niente. Qui stiamo aspettando il 90, 90, 89... 95, nasce dall'allestimento di Fly Amastrella, e nasce prima dello spettacolo e poi io ci ho messo le parti del corpo, ma è lo spettacolo più antico che portiamo in giro. Vrin! Ore 6! Sulle 6 mi sono svegliato con certi muscoletti, quasi quasi vado a fare footing. Le scarpette ci stanno, i pantaloncini pure, non ci sto io però. Domani, sulle 6 di mattina, domani! Mi faccio una bella colazione. L'uovo sbattuto ci sta, io sto più sbattuto dell'uovo. Ma se devo sprecare forze per rimettermi in forze, tanto vale la paralisi. Potrei studiare. I libri stanno là, io sto qua.
Ma perché devo essere io a fare il primo passo? Sulle 11! Mi preparo un bel pranzetto. La cipolla mi sta aspettando a me, il sughetto mi sta aspettando a me, i fornelli aspettano solo che io scocchi la miccia. Ma è possibile che senza di me non si alza una paglia? Sono le 15, morto! Sono indeciso se dare una bella pitturata alla casa oppure andare a aiutare i bambini poveri del Mozambico. Ma quando sono stato male io dal Mozambico non mi è arrivata manco una telefonata! Sono le 7 di sera, verme! Mi preparo una bella cenetta. Il sughetto mi sta ancora aspettando! Ore 23! Comincio a essere stanco. Non mi sono fermato un attimo oggi. Il letto ci sta, io ci sto sopra, non mi sono mai alzato. Mi godo il riposo del guerriero senza aver mai sparato una cartuccia. No, no, non finisce quando pensate voi, sarebbe la fine di un'utopia. Ore 7. Le 7. Ho dormito un'ora di più. Tu guarda come non faccio un cazzo manco oggi. Guarda. Vabbè, è uno spettacolo di 20 anni fa, quindi non ha... Cioè, è bellissimo come hai visto, però ancora, diciamo, ancorato a certe meccaniche di condivisione degli spazi, delle idee, che poi giustamente è andato perso, questa inclinazione non c'è più. C'è solo anarchia relazionale pura. Bambina mia, tu che mi guardi in modo così innocente, ti aspettano giorni terribili. Perderai mamma e papà? No, 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 muori tu al posto, muori. Tu che sei così generosa, muori tu al posto dei genitori, no? No, che cosa innaturale che ho augurato, sarebbe meglio morisse la bambina. No, muori tu. Pensaci, lo so che non mi rispondi perché sei indecisa. Chi non muore si rivede. Come stai? Sto così. Come mi stai a vedere sto? Se mi dici che mi trovi bene, già mi stai a dire una cazzata in partenza, perché è impossibile, è inverosimile. Ti trovo in grande forma. C'ho una salute di ferro, però non c'ho una lira. Prova a donare qualche organo, ti danno un sacco di soldi. Ci avevo pensato, volevo donare la milza. Tanto a che cazzo ti serve? Ti fa pure male. E secondo te uno che sta tanto bene senza milza, se pia la milza tua per poter dire mi fa male a milza? Non me ne ero accorta, inesperienza. Prova a donare una mascella, ti danno 6 milioni. Per 6 milioni me la tengo io la mascella. Ci accoppi una orecchia, fai un pacchetto simpatico orecchia e mascella, ti danno 11 milioni. Per queste cifre così modeste mi tengo tutto io. Fa una cosa, datti una bella segata a metà. Doni tutta la parte sinistra, vai in giro mono, con una saccoccia sola però gonfia dei soldi. Mi raccomando, quando arrivi basso l'attrezzatura sposta dalla parte tua però, in modo che quando tagliano tenda a destra. Ci mancherebbe. Eccomi qua, sono ritornato dall'operazione. Ti trovo in grande spolvero. La prima cosa che mi sono comprato coi soldi è stato il monopattino. Solo che non mi riesca a via. Ormai a soldi stai a posto, però. Ma aspettavo di più. Senti, datti un'altra segata, resti solo un quarto. Ti bevi i quarti di vino, aspetti la gente i quarti d'ora, fai sempre la tua figura. Eccomi qua. Dove sei stato? Sono stato a vedere i quarti di finale di Coppa. Entro gratis perché faccio parte dei quarti. Ormai a soldi ti sei sistemato. Aspettavo di più. Senti, datti l'ultima segata, lascia soltanto la mano. Vai in giro, stringi la mano a tutti, diventi la colomba della pace in terra. Eccomi qua. La voce esce sempre, un si sa, do cazzo esce però esce. L'unica garanzia suprema di questo personaggio è la voce. Come stai? Ma aspettavo di più! Senti, io non vorrei che a te i soldi ti prendessero troppo la mano, Tagliala! Lascia solo la voce, l'essenza tua! Eccomi qua! Adesso mi devi dire però coi soldi che ci fai? Ma
ma volevo cominciare a comprare qualche protesi. Tu perché fai spettacolo? Beh, perché la vita è corta. E quale altra forma di eccitazione migliore? Sto figlio nostro è arrivato a 30 anni. Non studia, non lavora, non dà un contributo in famiglia. È ipocrita e dulcis in fundo è mezzo frocio. Tu dimmi come fa un genitore a dormire tranquillo con un figlio così. Pa! Mi voglio iscrivere all'università, così un colpo di testa mio. Hai visto che colpo di testa che ha fatto nostro figlio? Hai apprezzato che colpo? Redammi un po' il quadro. Non studia, non dà un contributo, è ipocrita e è mezzo frocio. Può pure diventare uno scienziato, ma a me i problemi mi restano. Pa! Visto che la mattina studio, il pomeriggio vorrei iniziare a fare qualche lavoretto in buona fede. Un colpo di coda mio. Se ti dai qualche colpo di culo, risparmia tuo padre, eh? Redammi un po' il quadro. Non dà un contributo, è ipocrita e è mezzo frocio. È inutile starvi a spiegare qual è delle tre quella che mi preoccupa di più. Visto che lavoro, vorrei iniziare a dare qualche contributo economico in famiglia. Un colpo di reni mio, i colpi stanno a finire però, eh? A forza di colpi ti sta facendo ricredere questo figlio. Come fai tu come madre a sottovalutare il fatto che dentro casa ti passeggia una persona frocia? Visto che sono ipocrita, mi vorrei iscrivere a catechismo per levarmi un posto di fetto. Resta a casa con noi che là te se la forza, è meglio che stia a casa. Redammi un po' il quadro, è mezzo frocio. Vi sembra poco a voi? Prima almeno con tutti gli altri difetti che c'aveva, questo un po' si sperdeva. Adesso sta lì isolato a frontespizio. Papà, mi sono fidanzato. Ringraziamo Dio. Saverio, fatti conoscere. Laia Mastrella, che non è qui ma è come se fosse qui, ovvero supersonico, stratosferico e potentissimo, ecco qui, questo è vero. Tu pensa che questa potenza è di 20 anni fa, questo è uno spettacolo di 20 anni fa, pensa come siamo adesso e tu non lo sai, questa è preistoria.